Eccomi! Oggi preparerò il polpettone di carne di tacchino e di melanzane. La prima cosa da fare è prendere una melanzana e infornarla per circa 40 minuti a 200 gradi o comunque finché non diventerà morbida. Una volta che la melanzana è cotta, con l'aiuto di un colino di una forchetta, la schiaccio per fargli uscire la sua acqua. Dopodiché prendete carne macinata di tacchino, andate a occhio per le quantità, io più o meno ne ho messa 2 etti. Aggiungete la melanzana cotta e privata della sua acqua. Aggiungete anche un uovo sbattuto. Un pochettino di sale, un pizzico, io metto la paprika, che mi piace come sapore, la paprika forte, beh, come sapete piace tanto usare le spezie, e poi anche una girata di pepe. Ok, adesso impasto il tutto. Aiutandovi con un foglio di carta forno, formate un rotolo e una specie di caramella. Dopodiché mettete in una teglia e lo infornate per circa mezz'ora a 180 gradi. Ecco qua il polpettone tagliato a fette.